Pino e Pipirone Pollicino. Allora, sempre White Gallery, c'è la Saxon che evidentemente è invasa da una tempesta ormonale alla vista del mitico Rocco Siffredi. No, vai. Ma perché gridano? Non vuole presentare lei. No, vai. Ragazzi, ve l'avevo promesso ieri su Facebook, non mi avete creduto, invece lui è qui in carne e ossa, più bello che mai, arrivato da Budapest, l'unico, irripetibile, mitico Rocco! Grazie. Allora, ti ammazzavo perché stavi in tutti i comunicati stampa, ti ho fatto uscire su 20 giornali. Avete capito, eh? Ma ti vuole bene, Gabriella. Ma tu immagina come m'ammazzava, di cosa? Immagina. Immagina te. Rocco, pensi di cominciare a guardare oltre il mondo della pornografia, visto che hai superato la boa dei 50? No, vabbè, questo non lo so. Questo lo sai te, io non lo so. Però. Visto che non ti dirà più adesso. No, come dicono certi, mentre giriamo mi fanno. Ma perché Rocco si è messo a fare questo? Non li tira più, evidentemente. Tu che dici? Non lo so, ma io non credo, perché insomma io ce n'ho 54 anni, ma ancora qualche cartuccia ce l'ho. Bravo, no, una nuova esperienza e mi diverto. Bisogna sempre guardare avanti e fare qualcosa di diverso. Certo. No? Che problemi hai riscontrato in queste coppie? Perché oggi c'è è difficilissima la comunicazione tra i due sessi. Gli uomini e le donne sembra tutti cercare la stessa cosa, l'amore, e poi quando lo incontrano si mettono paura, scappano, soprattutto gli uomini di oggi. Stanno proprio rovinati, lo dico in romanaccio. Sentiamo Rocco, dai. No, c'ha ragione, tutto quello che ti ha detto è vero. Io sono dalla parte sua, uso la sua testa, uso la testa delle donne quando faccio le cose perché sono loro che mi motivano. Però devo dire, quello che ti ha detto è vero, questi uomini sono un po' spaventati. Allora di chi è la colpa? Secondo te? Se non sai te che sei un luminao. Illuminare. Cerco sempre di sperimentare, non illuminare. Secondo te la colpa? Dei maschietti. Dei maschietti no, è colpa di tutte e due. Diciamo 50 e 50, così non scontentiamo nessuno. Rocco, è vera questa cosa che ancora gli uomini dicono, forse per difendersi, che le donne ormai si sono emancipate, nel 68 hanno buttato i reggiseni alle ortiche, alcune hanno fatto i porno magari con te, e allora... La rivoluzionaria che abbiamo, questa è tosta. Allora gli uomini sono spaventati, ma io oggi come oggi, comunque sono una bella ragazza, ancora me lo dico da sola, una donna sexy che agli uomini li attizza. Autostima a mille, me lo dico. Allora gli uomini, allora Rocco, dimmi questa cosa: gli uomini scappano davanti alle donne indipendenti che guadagnano da sole, che vogliono solo essere amate, non chiedono di essere mantenute. Perché? Ma chi scappa? Io sono qui. Andiamo, ciao, l'intervista è finita. È finita l'intervista e... vabbè, Rocco, prossimi appuntamenti. Cioè, vedo sempre attivo, sempre in forma. Ma che fai? Tu fai tanto sesso, eh? No. A casa che lo aspetta. Hai trovato in questo negozio che ti piace, che te lo voglio regalare di tasca mia, dimmi. Vero, non mi chiede Harley Davidson. Ma che carina che è. Regalami del sesso qui, perché tu sai che io sono 3 volte che vengo in questo negozio. Abbiamo fatto Ci pensa Rocco, poi sono tornato questo weekend con mia moglie e i miei figli, e adesso torno stasera. E stasera ti farò un regalo tutto mio. Non mi hai risposto alla domanda: perché gli uomini scappano davanti alle donne libere, belle e indipendenti? Io ho risposto, ma chi è che scappa? E vogliono le fregne e mosce, come ma si chi è che scappa? Ma chi scappa? Io non lo so, scappano? Tu non scappi. Noi siamo qua a riparare. Noi siamo qua a riparare. Quante coppie hai riparato in questo Sky? In tutte 12, 12 su 12. Un cecchino proprio. Cecchino proprio. 12 su 12 e ti dirò di più. Ce l'ha il fidanzato, il marito? Io so Zitella, amore, chi me se prende? Allora, fra poco ci pensa Rocco, Zitella side. Allora, con il mitico Rocco Siffredi e l'ufficio stampa Gabriella Sassone, c'è veramente tutto. È veramente il caso di dire che calor! È salita la pressione a 3000, ragazze, wow! Sento proprio il testosterone qui che aleggia nell'aria, bella frate! White Gallery, Rocco Siffredi. Vai, facci vedere qualcosa, amore. Viva la patata! Viva la gnocca! Bella frate, Rocco Siffredi. È tornato e gli fumano parecchio.
Per alcuni è una leggenda, per altri una presenza ingombrante. Per tutti, simbolo metropolitano. In un mondo dove regna l'ingiustizia, lui è il pugno duro della nuova TV. Massimo Marino. Di notte, con voi, sempre.